Buongiorno, buona giornata, buon lunedì e buona settimana a voi tutti dal vostro Nicola De Lucia. Oggi avrete ben due video. Questo è il primo dove vado a parlare della nostra Lavinia Group Valle Adriatica Trani che fa incetta di vittorie su vittorie. Infatti, domenica prossima si chiuderà il girone di andata a Trani, ma nell'ultima gara è arrivato il secondo successo di fila, che poi diciamo anche in un campo esterno, quindi non facile, in casa del Castellaneta, ieri. Partita che ha avuto il suo inizio alle ore 18 e che ha visto appunto le tranesi trionfare con il punteggio di 3-7-1 con i seguenti parziali 19-25, 25-19, 21-25, 24-26. E pensate un po' che la nostra cara squadra tranese è al quinto posto con 24 punti, quindi frutto praticamente di 8 successi e sole 4 sconfitte. Al momento la zona rossa, ovvero della retrocessione, è lontana perché diciamo la prima in zona retrocessione è il Benevento a quota 13 punti, quindi diciamo l'Adriatica è a 24, ci sono 11 punti di distacco. Però io sono sicuro che il caro nostro coach mister Mauro Mazzola è abbastanza con i piedi ben saldi a terra, perché se è vero che ad oggi abbiamo solo 4 punti di distanza dalla zona playoff, ma non è questa la, come possiamo dire, la cosa più importante. La cosa più importante è che vige al momento che appunto il cammino delle ragazze dell'Adriatica Lavinia Group Trani sta andando bene. In questo girone di andata ha fatto bene nelle 12 gare finora disputate e che ci auguriamo tutti quanti, come in primis lo staff sodalizio bianco-azzurro del presidente Domenico Mimmo Cosentino, che anche nel, diciamo, in tutte le partite del girone di ritorno che inizieranno tra 2 settimane, la nostra formazione possa continuare a fare bene, perché, come si dice, aumentando il proprio punteggio in classifica, in graduatoria è sempre buono. Come sa anche la società, questo non lo dico io, ma questa è, diciamo, la priorità di ogni società che fa il saldo di categoria, come è stato per l'Adriatica, dalla Serie C alla Serie B2, che la cosa più importante è mantenere assolutamente il campionato di Serie B2. Io, nonostante un po' da diverso tempo, diciamo, sono lontano dai campi, quindi non vi sono le partite, però stiamo vedendo anche questi numeri. Da cittadino tranese mi dico complimenti alla Lavinia Group Adriatica Trani, insomma. Poi per esempio anche il Noci, non ci scordiamo del Noci che anche lei è stata una formazione che ha dato filo da torcere l'anno scorso alla stessa Adriatica in Serie C, quindi voglio dire, un motivo ci sarà per cui sia il Noci che il nostro Trani sono su. La prossima sfida, se non vado errato, sarà ovviamente di domenica come di consueto.
Ma come ho visto prima, e ora la regia ci dà la grafica, arriverà il Mesagne che al momento ricopre la seconda posizione. Mesagne ha perso solo due partite, quindi insomma sarà un impegno bello tosto, però sono pienamente sicuro che le nostre ragazze proveranno a tirare il meglio. Tutte le loro potenzialità, come alla napoletana, la famosa Cazzimma. Quindi, viva lo sport! Per questo caso, viva la pallavolo, la Adriatica Volley, la Vigna Group Trani. Complimenti, care ragazze, coach Mauro Mazzoli, a tutto lo staff, lo sodalizio, senza dimenticare anche Neo, insomma, la supervisione di Silvia Cozzolino, anche giocatrice che ha dato molto all'Adriatica, quindi grandi ragazze, continuate così. Domenica sarà un po' difficile, però insomma, il campionato è abbastanza lungo, c'è tutto un girone di ritorno che bisogna disputare partita dopo partita liberamente senza, diciamo, problematiche. Grazie a tutti. Tra un pochino arriverà anche il prossimo video dedicato alla Fortitudo Basket Trani. Ciao a tutti e a frappè!